cioè noi stiamo parlando di qualcosa che sfugge al controllo, secondo me, della razionalità. Beh, questo è il problema. Come se ne esce da questo primato dell'emotività causate da un trauma? Allora, il problema è che il virus naturalmente ora c'è, quale che sia la sua origine, sì, sì. Questo è il problema, e si comporta in una maniera che ha degli antecedenti storici, perché l'epidemia di spagnola ha avuto un andamento, almeno finora, poi vediamo, insomma, abbastanza simile. In quel caso, beh, c'era poi l'aggravante della guerra mondiale. Come si affronta una cosa del genere? Io, insomma, appunto, a questo punto sono soltanto questioni di buon senso. Io torno a ripetere, bisogna affrontare la specificità delle situazioni. Però per questo ci vorrebbe un controllo pubblico e sociale, e il regime politico che affronta in un certo modo o no, o in un altro modo, l'emergenza sanitaria. Per cui delle cose che possono essere gestite socialmente, spiegando razionalmente le ragioni per cui viene preso questo o quel provvedimento in questa o quella occasione, possono essere motivate da una gestione politica sociale della situazione. Se invece la gestione è finanziaria, dubbia, e allora la gente non ti crede più, è normale che non ti creda più, ma chi può credere a chi in questo momento, evidentemente? Uno si muove cercando, almeno se non è appunto un virologo, cercando di muoversi sulla base di intuito, di intuizioni. È vero, questo è anche una componente inconscia, cioè voglio dire, ma quale altra possibilità abbiamo? Non esiste mica il partito bolscevico in Italia in questo momento, voglio dire, e quindi se io proponessi in questo momento di istituire un sistema sanitario pubblico, sociale, con un controllo estremamente rigoroso di quello che dicono le case farmaceutiche, senza crederle in parola, eccetera, eccetera, prenderebbero per un punto Don Chisciotte, perché dov'è l'autorità, dov'è il partito politico, dov'è la politica in grado di assumersi questa responsabilità, quella che ti dice sì, qui ci vuole il vaccino, no, qui non ci vuole, in questo momento sì, questo vaccino sì e quest'altro no, il virus è pericoloso in queste condizioni e in quest'altro no. Chi ha l'autorità di dire questo oggi? Come si può credere ciecamente alle case farmaceutiche? È evidente che noi abbiamo un deficit politico, però sinceramente, ecco, uno può dirle queste cose, poi però appunto qui per uscire dall'inconsapevolezza ci vorrebbe un movimento politico che comprende la situazione nel suo complesso, che comprende che questo è una crisi sistemica del capitalismo attuale e non soltanto un'emergenza sanitaria, perché questo è un virus che nasce da un disastro ambientale, da un disastro biologico, dall'industria di armamenti forse, e quindi se uno va in fondo alle radici di questa situazione mette in crisi l'assetto politico complessivo. Ma chi lo fa questo? Chi è in grado di fare in questo momento un discorso politico di questa portata? Noi. Noi. Stavo riflettendo sul senso civico. Un minimo di senso civico in una società dove comunque oggi siamo, non abbiamo più riferimenti, il nostro labirinto della coscienza è diventato internet, dove entri, esci, dove come quando vuoi, prendi quello che vuoi, alla fine ognuno è libero di sapere o di pensare che quello che stai sentendo, che stai leggendo, eccetera, sia la grande verità. Allora, la mia domanda è: dove mai noi troveremo gli strumenti in questo tipo di società, dove il G8 di Genova abbiamo saputo millenni dopo qual era la verità? Allora, noi in tutto questo, in quale modo, io mi chiedo, riusciamo ad avere i parametri del discernimento? Perché la mia unica strada oggi è cercare di fare pulizia mentale, cioè pulire la mente. Pulire la mente sicuramente ti può aiutare poi a cercare di usare quel poco di discernimento che magari magari malato e vittima di tutta una serie di traumi, però che magari ci è rimasto. Io mi sento comunque di dire che
l'onestà del mio senso civico, cioè lo voglio mettere nel piatto. Ci sono dei valori che forse dovremmo andare in qualche modo a identificare, a recuperare. È una parola pericolosa, valore, perché valore può essere anche il valore che ti porta verso regimi. Ma allora, in mezzo a tutto questo? Certo, nessuno ha una certezza. Poi ci sono alcune cose che sarebbero, come dire, uno si affida alla polizia, se posso usare questa espressione, al buon senso, al senso comune. Non mi accalco, come ho visto, in un bar del lungomare a bere il Covid cocktail, giuro, non lo sto inventando, il Covid cocktail, una massa di persone abbracciate l'una all'altra, che festeggiano col Covid cocktail, così. Evidentemente questo non è libertà, questo qui. È libertà di spritz, ma la libertà di spritz voglio dire, non coincide con un concetto complessivo di libertà. Ci sono alcune cose che dovrebbero appartenere al buon senso. Sembra appunto che in questo momento le cose di buon senso siano le più difficili da far passare, perché appunto si preferisce pensare ad obblighi pazzeschi o ad obblighi di altro tipo, ma non a quello di vietare una cosa manifestamente folle come questa, in sostanza. E va bene, quindi il problema della responsabilità civica è giustissimo, dovrebbe suggerirci quello che cerchiamo, credo, tutti di fare, di evitare dei comportamenti deliranti. A Napoli, per esempio, si sta diffondendo una movida selvaggia, dico Napoli perché io sono di Napoli, c'è questa nuova movida in cui uno spritz costa un euro, quindi puoi immaginare le conseguenze, in condizioni igieniche con bicchieri che passano da 100 persone uno all'altro, tutto questo avviene oggi. Voglio dire, qui c'è, questa è la componente, come dire, delirante in fondo, cioè questa è la componente proprio dell'inconscio sociale. Io non so cosa spinga esattamente le persone a comportarsi in questo modo, posso cercare di ragionarci invece di riferci sopra o di piangerci sopra, e penso che sia anche questa in fondo una reazione emotiva, no? Cioè gente che è vissuta compressa, disagiata, magari senza una lira in tasca, improvvisamente si trova lo spritz liberalizzato, un'estate di follie senza limite, e recupera tutto quello che ritiene di aver perduto. Quello che adesso si è innescato, specialmente nelle generazioni di 18 anni, 19 anni, e questa voglia di divertirsi a oltranza, e questo è facile poi da vedere su Instagram per chi più o meno all'età mia, 28-30 anni, cioè, io ho paura dei miei più o meno coetanei. Avevo letto un libro qualche tempo fa, si chiamava Epidemia, in cui c'era una frase che mi faceva ridere e riflettere: siamo la generazione triste con le facce allegre, diceva. Cioè questo divertirsi forzatamente, cercare di attraverso l'alcol, la movida, perché sembra insomma che uscire, dimostrare di essere stati in quel posto, geolocalizzarsi, fare, cioè questo è il nuovo contagio psichico, è il nuovo, secondo me, l'epidemia. Posso interromperti? Certo. Penso di essere la più giovane e credo che nessuno di voi abbia provato veramente il disagio di vivere il momento della giovinezza, dove veramente la gente faceva quello che voleva, usciva, e invece sei obbligato a stare nella tua stanza e non fare niente. Cioè, lo stacco è tanto, e da avere tutte le possibilità del mondo e non averne più nessuna perché non puoi uscire di casa e devi stare con i tuoi, è un po' un trauma molto grande. Cioè, secondo me, a proposito di inconscio, si vedrà poi l'inconscio dei giovani come verrà impattato da questo. Devo dire che è inquietante la situazione dei giovani e anche dei bambini. Non è solo il genitore che ti forma, sono anche i tuoi amici, le persone che hai intorno, e non avendole hai solo te stesso. Cioè, poi su Instagram, vabbè, i social. E in un periodo storico in cui tu sei genitore di se stesso, sei da solo davanti a te stesso, ti guardi nello specchio, ti guardi nello schermo e così, chi diventi?